allora um, vabbè posso anche cancellarlo questo tanto ah, puoi anche solo nasconderlo lo rifa... ok le telecamere le altre le posso le puoi lasciare, lasciare non ti danno fastidio ok allora, quindi costruiamo um, il primo e il percorso. Sì. Okay. ok, adesso uh, dal, uh, dalla time configuration uh, scegliamo i il numero di fotogrammi e abbiamo detto che ne vogliamo dare 2,50. Sì. per farla di 10 minuti quindi gli do l'ok ok. e adesso um, dal pannello animation okay. uh, walkthrough assistant uh, scelgo una camera targeted Brava. Uh, ok e faccio la devi creare pat. però eh? altrimenti userà la camera che hai selezionato ah ok ok si sì, scusa lui può agire anche sulle camere esistenti okay. Ok, la, la sposto prima o no? No, o uh, posso puoi direttamente anche... fargli un pick-up per selezionarti il percorso. Ok. Ok. E ehm, gli dico che deve stare più in Medio? alto. Sì. Sì, abbiamo detto vabbè, .20, io mi 20, facciamo. Una... Fate un po' voi. Sì. Eh, vabbè. Ok, facciamo così. Ok, e il target invece che non vedo. Eh, il target sta, sta sotto l'alto. È sì. questo, sì, giusto? Sì, è Sposto anche questo. Conviene più o eh, meno ti conviene anche vedere in qualche modo la, la, cioè la, 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 quello che vede la camera. Quindi mettiti la vista prospettiva e magari okay. cambiala su una, sulla vista di camera. Ecco qua. Ok, e adesso. Provo oh, a fare qualche sì, manipolazione di percorso. Entrare sì. nella, nella uh, spline quindi. e giocarci. Ok, uh, dalla vista top posso ritornare in top? Sì, certo. Ok, seleziono questa, vado su modifica, uh -huh. ah, metto un mo modifica un edit spline. Sì che è questo e un edit spline e sì no sì, sì. Ma sì, seleziono spline e poi magari sposto allora, se vuoi spostare dei vertici devi andare in modalità vertex sì ok quindi selezionare i vertici che vuoi spostare eh... Ma adesso mi li alza in modo spicoloso? No, così... no, 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 perché questo è già una, una, una spline uh, morbida, se selezioni i vertici okay. vedrai che c'è una, una curva di Bézier. Però non mi conviene spostarlo dalla vista top? Uh, no, meglio eh. farlo dalla vista front. Sì, ah, ok, da qui. Per esempio semplicemente alzando okay. in alto, ovviamente puoi fare quello che ti pare, penso potresti anche renderla, un attimo, rendere questo percorso penso di aver spostato ovale. Ok, uh, quindi questa è andata, la deseleziono. Uh, sì, la puoi deselezionare. Vi sì. ho, ho anche fatto vedere come si, fatto. si fa a cambiare, a, fare una, una, uh, a segnare un, un primo fotogramma, cioè un primo punto. Sì. Semplicemente facendo eh, quindi riselezioniamo sempre la spline altro, Giuseppe, Giuseppe eh. mi fa la domanda dice che non riesce a farlo partire da dove vuole eh, col make first eh, Giuseppe osserva quello che sta facendo eh, Maria Teresa perché dovrebbe essere proprio quello che ti, non ti riusciva selezioni vertex poi vai a selezionare il selezionare... vertice che vuoi trasformare in primo vertice ok questo, diciamo, diciamo questo. questo e gli dici make eh. first è un po' più giù Corri. Eccolo. Qua. Make first. Adesso questo è il primo okay. vertice e, quindi... e l'animazione partirà da lì. Infatti, si è già spostata okay. la telecamera. Perfetto. E, devo... e premo play da qui, da qui siamo abituati. Ricordati che il play lui lo farà nella, nella vista attiva, quindi tu la vedrai adesso nella vista top. Se vuoi vederla nella vista di camera, devi attivarla Ok. Uh, ok. La domanda di Giuseppe: è, ho fatto la stessa cosa, ma forse funziona diversamente perché ho fatto una spline aperta. Eh, sì, nelle spline aperte il primo vertice deve essere o quello di un lato o quello dell'altro, della non può essere un, un vertice in mezzo. Ok, stoppiamo. Sì, sì. <ride> abbiamo visto, ho visto abbastanza, non sento più. No, non mi senti? Sì. Ah, ok, adesso... Ho solo si... smesso di parlare. Ok, okay perfetto. Eh, ok, basta. va bene. Grazie. Grazie.